Negli ultimi 3 anni la Toscana è diventata la prima regione in Italia, dopo la Campania, la Calabria e la Sicilia, per arresti e denunce con l'aggravante mafiosa, 223 in tutto. Il dato fa parte di un'indagine sulla criminalità organizzata commissionata dalla regione alla Scuola Normale di Pisa e illustrata a Firenze alla presenza del procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Rao e del procuratore capo della Repubblica Giuseppe Creazzo. Le province toscane a più elevato rischio di penetrazione criminale sono quelle di Grosseto, Livorno, Prato e Massa Carrara. Quest'ultima ha registrato anche un aumento degli episodi di intimidazione e violenza. Livorno è la città con il più alto tasso di crescita delle denunce per estorsione a livello nazionale. Prato invece detiene il primato del reato di riciclaggio. La Toscana è vero che è ancora in gran parte sana, ma se vogliamo tutelarla dobbiamo alzare le antenne, denunciare quando si hanno sospetti, quando si vedono situazioni che non convincono, quando ci sono investimenti che non si sa come si tengono. Dobbiamo avere un rapporto di fiducia, di collaborazione con le procure. Gli amministratori, le associazioni di categoria devono sviluppare un'attenzione, ecco, alla lotta alla criminalità. L'arresto di latitanti in territorio toscano dimostra l'importanza della regione per le organizzazioni mafiose. I clan in azione sono 78, per lo più legate all'andrangheta calabrese e alla camorra. Le attività più frequenti sono il traffico di droga, l'estorsione, lo sfruttamento della prostituzione, il riciclaggio, la contraffazione, l'usura e il traffico dei rifiuti. Una trama criminale interessata più al controllo dei mercati che del territorio e che incide sull'economia legale, soprattutto con il riciclaggio e l'occultamento di capitali.